bentornati, bentornati, siamo qua. Eccoci qua. Sbuchiamo con Mary. Allora, siamo con Fiorenza D'Antonio e ci ha raggiunto Rocco Pietrantonio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, un piacere averti. A Roma, Monica Setta, in diretta, ciao. Allora, datemi anche l'audio, per favore. Ciao Monica. Ciao Rocco. Vogliamo ciao Miss. Ciao Monica. Sì, sì, giustamente ha detto ciao Miss perché Fiorenza è seconda a Miss Italia e si affaccia, ha cominciato il successo. Assapora parolone. Il successo. Bello il successo però, eh? Che effetto ti dà? Non so se chiamarlo proprio successo, diciamo che è l'inizio per, si spera, un successo personale nella carriera. Insomma, comunque è bello, cioè, sei un bel momento. E lei vive questa emozione, ci piace che la possa condividere con noi. Adesso vogliamo discutere di questo. Fino a che punto uno si lascia andare per il successo? Allora, per esempio, tu hai fatto dei sacrifici. Prima ne abbiamo accennato, abbiamo parlato un po' della tua, diciamo così, quando eri bambina, che hai cominciato molto presto, cioè, e poi hai fatto sacrifici per arrivare dove sei arrivata? Ma diciamo che chi lavora con la propria immagine chiaramente ne deve aver cura, quindi sport, alimentazione sana. C'è da dire che è molto difficile farlo a Napoli perché vivo in una città di sapori eccezionali. Sei più per il dolce o per il salato? Salato. Però il dolce quando sono in Sicilia, per esempio, Canori, non resisto. No. Sì, tutto ciò che quella ricorda. Vabbè. Quindi questi sono sacrifici. Questi sono alcuni dei sacrifici. L'individuo ha ragione perfettamente, bere tanta acqua ogni giorno. Sì, saper curare il proprio fisico. Questo già è un impegno. Poi io che voglio recitare, chiaramente il sacrificio è studiare. Studiare. Dizione, quindi fai recitazione, dizione, scuola di recitazione. Perfetto. Rocco, tu sacrifici? No, diciamo che la cosa... Te ti è venuto tutto facile, o no? No, la cosa importante, carino. La cosa difficile del successo è comunque mantenere il successo, perché chiunque di noi può avere un'occasione nella vita, che può essere un'occasione televisiva, un concorso di bellezza, un reality, e bisogna avere la capacità di mantenerlo.